Alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la giustizia è dare a ciascuno il suo. La liturgia della parola odierna esordisce attraverso il libro del profeta Gioele, di cui ci viene presentato un brano, proprio con il giorno dell'ira, il dies irae, il giorno nel quale il Signore produrrà degli stravolgimenti che stanno ad indicare quella sorte di rappresaglia verso gli empi. Sicuramente una visione veterotestamentaria abbastanza drammatica, abbastanza forte, che forse non ci aiuta a considerare l'altro aspetto molto importante di Dio, che ha rivelato il suo volto attraverso l'umanità del Figlio, Cristo Gesù. Un volto sorridente, un volto anche piagato, sputacchiato, coronato di spine, dei peccatori e dai peccati degli uomini. Eppure, lento all'ira e pronto al perdono, nella consapevolezza e nella rivoluzione che poteva essere solo di Dio, che attraverso l'amore si conquista ogni cosa, anche l'ottenimento della giustizia. San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti, vescovo di Ginevra, diceva che si raccolgono più mosche con un cucchiaio di miele che con un barile di aceto. Questo deve farci capire anche la maniera con la quale noi dobbiamo modulare le nostre relazioni con gli altri, a partire dal consorzio familiare ristretto, fino ad estendere questo atteggiamento ad aggregazioni più larghe. La parentela, il vicinato, l'ambiente di lavoro, la parrocchia, la città, per vivere una sorta di urbanità spirituale, soprannaturale anche, cioè cristiana, capace di costruire quella civiltà dell'amore che il Magistero recente, attraverso i suoi pontefici, ricordo in modo particolare Paolo VI, ma ancora prima Giovanni XXIII, così tanto ha caldeggiato. C'è poi un'altra considerazione, concludo, che ci viene proposta dal Vangelo secondo Luca quest'oggi. C'è un personaggio che emerge, il grande perturbatore, il divisore, il demonio. L'ingiustizia, infatti, è la divisione, o se vogliamo la separazione, tra ciò che è dovuto e ciò che viene riconosciuto o misconosciuto negli altri. E quindi questo crea frustrazioni, crea recriminazioni, crea ribellioni, crea vendette, lede fortemente quell'armonia e quella pace all'interno della società. Oggi si parla del demonio a proposito, oggi si parla del demonio a sproposito, ma dobbiamo considerare, al di là di quello che già fa Radio Maria, la sua realtà e la sua azione nefasta ai danni dell'umanità e dell'uomo. Senza naturalmente quella paura che è impropria ai figli di Dio. Qui è come se noi credessimo più nel demonio che in Dio. Qui è come se noi credessimo in un'onnipotenza che non c'è del demonio e ad una impotenza e un'azione di Dio che è l'onnipotente. Quindi dobbiamo anche liberarci da questi demoni interiori innanzitutto, cioè da queste paure che ci affliggono, non ultima quella della morte anche. Sapendo che c'è una morte, diceva San Francesco d'Assisi, la seconda, quella dell'inferno, quella della separazione con Dio, che è molto più terribile di quella della separazione dell'anima con il corpo. Una separazione che diventerà ricongiunzione quando Cristo ritornerà nella gloria, l'ultimo giorno, la parusia, non sappiamo quando, non conosciamo l'ora, ma per la qualcosa dobbiamo sempre tenerci pronti, vivendo nella giustizia, appunto, e nella misericordia. Gesù compì degli esorcismi,
e pertanto gli ebrei non glieli riconoscevano, credevano che agisse addirittura in nome del demonio. Anche qui Gesù fa capire che se è il demonio che scalcia il demonio, vuol dire che il regno di Satana è già vinto. Ovunque c'è divisione, non ci può essere una proliferazione di fecondità, di spinta creativa, proattiva, capace di produrre dei frutti buoni. E allora oggi noi vogliamo proporci davvero di vivere nell'unità, nella comunione, cioè con gli altri. Fra poco riceveremo appunto la Santa Comunione nel Signore, che è tra l'altro il suo corpo, sangue, anima e divinità. Stiamo ascoltando la sua parola che ci nutre, ma questa comunione che noi vogliamo vivere con Dio deve poi essere tradotta anche nella comunione che noi vogliamo vivere con il prossimo. La comunione con il prossimo attraverso la giustizia e la misericordia, lo ridico, che sono poi espressioni di amore fattuale, non solo sterilmente sentimentale. E poi questa nostra comunione con il prossimo, che vuol dire anche alimentarsi alla fonte dell'amore, che è Dio, alimentarsi di Eucaristia, mettersi al suo ascolto, mettersi alla sua scuola, perché Dio possa trarre da noi il meglio di noi stessi per realizzare quel progetto di amore e di santificazione che Lui ha per noi. Ma comunione col prossimo significa anche comunione con i nostri defunti. Quindi oggi vogliamo ricordare senz'altro Giuseppe, ricordiamo anche Emilia, appena scomparsa, la nostra parrocchiana, e nella speranza del risorto, ecco, ci disponiamo a presentarli al Signore insieme a tutto noi stessi, nelle nostre gioie, nei nostri dolori, nelle nostre pene, ma anche nelle nostre vittorie e speranze. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.